www.monitorpoli.it, alcuni dati tratti dall'indagine sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani, che lo traiamo dal Centro Studio Einaudi, che poi vi riporto. La quota delle famiglie risparmiatrici supera il 53%, avvicinandosi ai livelli pre-pandemia. Cresce la percentuale di reddito risparmiata, 11,5% dal 10,9% del 2021. Tuttavia, solo il 17% del campione risparmia avendo in mente uno scopo preciso. Il 30% lo fa per ragioni puramente precauzionali. La sicurezza si conferma al primo posto tra le caratteristiche desiderate degli investimenti, 57% del campione, seguita dalla liquidità. Tra le maggiori preoccupazioni spicca la valutazione del rischio delle diverse soluzioni di investimento, il 53% circa. Persiste la tendenza a tenere disponibilità liquide in eccesso per motivi precauzionali. L'improvvisa accelerazione dell'inflazione contribuisce, tuttavia, a ridurre il grado di soddisfazione associato alla detenzione di liquidità. Però, tra l'altro, come dato, il gradimento per il risparmio gestito, almeno un prodotto, è presente nel 21% dei portafogli campione, sia pure con una marcata differenziazione a livello territoriale. Vi riporto tutta la ricerca, ricordando che l'aspetto del tempo, l'aspetto della profilazione personale, l'aspetto degli obiettivi, sono tutti fattori importanti per costruire il proprio futuro nell'ambito del risparmio. Alla prossima!